Lo vedi? Anderson e Berardi. Velocità sulle fasce. Perciò la mia idea è quella di attaccarti sulle fasce adesso. Non riesce a servire il compagno. Ecco. La mia idea è proprio di attaccarti sulle merda. Ma cosa stai facendo? Ma voglio fare la finale veramente, voglio fare un'avvertenza alla FIFA. C'è spazio per andare. Alla eSport, vi faccio un'avvertenza. I vostri falli laterali fanno cacare. Fanno cagare. No. C'è un testo di gioco. Questa. No, ma io non vedo neanche dove buttare la palla, te lo dico ma veramente. Ma infatti non capisci a chi la dai, è fatto malissimo, è stato fatto male. Ecco il tiro. Minchia! Ma dentro. No. Il Vera. Dal Berardi mi fa una paura. Dirlo. Oh, mi pressi tantissimo. Hai rotto il cazzo. Colpito il pallone dal difensore. Poi sempre all'inizio di tempo, poi dopo non so, smetto di giocare, non ho più voglia. Palla in alto. Oh, Berardi non c'è. No, l'ho messo... palla laterale no. Non si capisce dove è il cursore, non si capisce a chi cazzo le stai dando la palla. Berardi l'ho messo in campo, non si vede neanche. Ci sono metri a disposizione. Grande giocata. E c'è il tiro. Cioè un muro là, muro. Icardi. Ma dove sei, Berardi di merda? Ah, guardalo qua. Però Icardi, Berardi. Prova l'accelerazione. Oh, hai rotto i coglioni. Ma che è sto stronzo qua? Ci va a fanculo. Ma che cazzo? Berardi. No, ma fanculo da te. Che cazzo è? Ma che è? Cioè, ha scartato 10 giocatori. Che cazzo? Berardi. Dai, non gli volevo fare il fallo perché... Ma dai, ma che cazzo, ma che storia, che azione che ha fatto Berardi. Ma mi devi sempre fregare così a cazzo di cane. Quanto sei brutto, ma Berardi è quello del Sassuolo. Sì, è lui. Hai visto che azione ha fatto? Minchia, ma che coglioni. Ha preso benissimo Icardi. Perché avevo appena fatto quel commento che non si era ancora visto in campo e si è scatenato. Chi è che ha tirato Totti? No, il numero 8. È il nostro amico. Sono sotto. Mignolet. Perché non fai giocare Mignolet in attacco? In questi casi possiamo dire che... Leva la scritta di merda. Quando sai quando ti mette le cose, dei tiri, le cose? Ti sta davanti le palle e non vedi un cazzo. Non riesce a servire il compagno bene. Ma che minchia fa, idiota! Fallo. Arriva la segnalazione. Anche basta, fallo. Sarà calcio di punizione. Fallo anche meglio. Cacca. Ho provato a fare il veloce. Ho provato a fare il furbo, ma tu sei stato più furbo di me. Adesso fa il cross. E adesso parte Berardi. Adesso parte Berardi. Attenzione, parte Berardi. Non è questo, mi ha rotto il cazzo, eh. Vaffanculo! Non ci credo! Che cazzo! C'è il fuorigioco? Yeah. Secondo l'arbitro è fuorigioco. È un po' un egoista Berardi però, eh. Nelle tue mani. Un egoista. Ma io c'ho giocatori sempre alla fine del primo tempo, sono già... Dai, levati dal cazzo! Berardi. Ma guarda te, ostruzione, arbitro! Chiedo fallo di ostruction. Io spezzo le gambe a questo, te non capito. Si beve il difensore. Oh, non ci credo! Che cazzo! Berardi. Dai, non è possibile! Ma che stronza te! Berardi! Ma che stronza te che non gli vuoi fare il pallone! Sto minchione, va! Ma guarda che cazzo! Davvero una giornata! Mi stai facendo morire, te lo giuro! Dai, c'è
3-1. Magari non finirà così. Che stronzo. Ti sta se... Ma tirati dal cazzo, c'è un mio giocatore davanti. Ma che brutto, vattene. No, io non lo pollo. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Gran palla dentro. No. Si preparano a difendere su questo corner. Attenzione alle marcature. Vediamo. Attenzione al contropiede di Berardi, ma che cazzo fai? C'è il giocatore dietro, chiama la palla, no? Scuote la testa, sa che avrebbe potuto fare meglio e doveva farlo. Non laggare, per piacere. Non era facile. Ma perché non dai fallo di ostruzione? Poi io a questo gli spezzo di gamba. Te lo giuro, ma non gli chiedo scusa. E voglio dire al replay perché per gli spaccavi una gamba per poco. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe. Troppo irruente, sbagliato il tempo della scivolata. Io no, io non posso falciare troppi avversari. Cioè, ma te ne fate che c'è sto Berardi, scusa, non l'hai mai messo in campo? No. Mira pure. Perché? Non avevo ancora capito che era così forte. Dai, merda! Oh, guarda che mi ha scassato la minchia, Mamma mia! Cioè, ma scusa, mi devi dire quanto cazzo c'ha di dribbling questo idiota qua e di controllo qua? Che assurdo, non gliela levi, porca puttana. Dopo vado a guardare. Dici il quadrato e paghi il pressing. Dopo vado. E gliela levi la palla. Questo qui cazzo, sembra c'ha la calamita. Sono pronti a festeggiare un successo che ormai dopo ti dico quanto c'ha. Giocatori e panchina si sprizzano gioia. Una rottura di minchia, Ha recuperato il pallone. Lo sai che adesso mi sono incazzato? Lo sai perché? Perché non ho fatto la sovrapposizione. Io stavo aspettando che arrivava Berardi in sovrapposizione. Guadagna metri verso l'area. Invece non l'ha fatto. Cross in mezzo. No! Buah! Se tirava di piede. Se tirava di piede. Ma che? Cos'è? Con le ciabatte? No, facile. Contrasto riuscito, palla che rotola. Cos'è? C'è la grande muraglia cinese lì dentro. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Che rischio in questo gioco. Si avvicina all'area. E che palle! Ma mi leggi il più vicino, minchia! Io non lo so, a volte dici il giocatore, prende, sai la selezione. Sì, e prende quell'altro. Tutti meno che quello che vuoi. E prende quell'altro. Però non ha segnato. Però non ha segnato Berardi questa volta. Lo so, però ha fatto l'asse. Quindi come se avesse segnato. Ciao Wale, una presentazione all'ospedale, ce l'ho spesso. Ha segnato Luca Sbiglia. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Non lagliare, dai! È andata bene fino adesso sta partita. Non è proprio per fine. Riuscirà ancora a fare un'azione solitaria, Berardi? Se lo vuoi per la prossima partita, io in posizione. Spezzo le gambe. Attenzione al cross. Che se! Dai, ma che... Ma che... Ma che cazzo di lag? Dai, vai. Ha fatto bene finora. Ops, è il giallo di prima. È lo stesso giocatore. Giallo, gialla, rossa. L'arbitro decide di espellere il difensore per questo intervento. Non ha avuto dubbi. Ha tirato fuori subito il rosso. Guarda Icardi che lo manda fuori. Guarda che buffone Icardi. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto. Composto, come una frattura. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua capisce un cazzo, non lagga così, per piacere. E lì può andare col cross. Dai, non laggare, per piacere, merda. Intervento pulito sulla palla. Ma chi la va? A Berardi. E la partita si chiude così sul 4-1. Sempre a Berardi. Ce l'hanno
miglior uomo in campo. Vediamo un po'. Panciaccio.